Allora, bentrovati a questa assemblea diocesana di inizio anno, durante la quale il Vescovo Padre Franco Moscone consegna le linee guida alla sua diocesi, le linee pastorali. Quest'anno in modo particolare le linee inviteranno soprattutto la diocesi, le comunità a fare esercizio di ascolto, esercizio di discernimento, esercizio di dialogo, perché il Covid ci ha insegnato tante cose che però ci chiedono di riflettere, ci chiedono di rinnovare tante delle nostre forse abitudini e ci chiedono anche di scoprire magari strade nuove. Non ha il dono dell'ubiquità, ma ha tanti altri doni, come quello della generosità, della disponibilità e dell'ironia. Ben trovato, Don. Grazie, grazie Anna Maria, con questa presentazione così me ne volo quasi in cielo, no? Quindi, tutto meglio preparato. Che mi tengo alla sedia per evitare di lievitare. Ricominciamo anche da te e con te, Don Salvatore. Intanto grazie per essere qui. Ormai grazie. Riprendiamo anche i nostri ritmi, quelli pastorali e televisivi, non solo. E tu sei diventato vicario nel frattempo, durante la nostra pausa, sei diventato anche vicario episcopale per la pastorale e quindi sei qui anche per dirci insomma quello che avverrà nei prossimi tempi, ma dobbiamo tornare anche un po' indietro perché il tema del nostro incontro è l'assemblea diocesana che si è svolta qualche giorno fa e la seconda lettera pastorale del nostro arcivescovo, Padre Franco Moscone. Ha introdotto bene anche l'argomento? Sì, intanto non si tratta proprio di una lettera pastorale, ma di linee pastorali che in qualche maniera danno esplicitazione alla lettera pastorale che resta ancora quella dello scorso anno proprio sul tema dell'educare, generare alla misericordia. E quindi il Padre Franco Moscone non ha voluto far altro che riconsegnare alla diocesi un po' l'impegno educativo, però questa volta rileggendolo alla luce di quattro sogni. I quattro sogni che ha mutuato, preso dallo scritto dell'esortazione post-sinodale dopo il sinodo sull'Amazzonia, Querida Amazzonia. Non a caso la lettera pastorale, le linee pastorali di quest'anno si chiamano proprio Amato Gargano, quindi Querido. Mm-hmm. Esatto, è quello che hai tra le mani, Querido Gargano sarebbe così per parafrasare un po' l'esortazione post-sinodale. E i quattro sogni, appunto il sogno sociale, il sogno ecologico, il sogno culturale e il sogno ecclesiale, vengono ricalibrati un po', vengono riscritti, tra virgolette, alla luce di quella che è la storia della nostra Chiesa garganica, e, alla luce dell'esperienza pandemica che stiamo vivendo. E soprattutto vanno a riprendere in qualche maniera, a rileggere quelle che furono proprio quattro indicazioni rispetto all'impegno educativo, quindi l'educazione alla missione, l'educazione all'affettività, l'educazione ecologica e poi anche qui l'educazione diciamo spirituale, l'educazione quindi ecclesiale. Per realizzare questi quattro sogni Padre Franco ha anche suggerito tre esercizi: ascolto, dialogo e discernimento, magari poi approfondiamo anche questi sì, momenti. Fondamentalmente ha chiesto questo alle sue comunità ecclesiali, e cioè quelle intanto di riscoprire la fondamentalità dell'ascolto, sia dal punto di vista dell'esperienza della fede, perché la fede nasce dall'ascolto, no? Fidex ex audito, diceva Agostino. E quindi l'ascolto come atteggiamento fondamentale, perché questo è quello che Dio chiede da sempre al suo popolo, no? Ascolta Shema Israel, ascolta Israele, e che diventa anche un ascolto rispetto agli altri, no? L'ascolto dell'altro, mm-hmm, come prima forma di accoglienza profonda. E poi l'ascolto della storia, l'ascolto di questo tempo che stiamo vivendo. Questo ascolto deve generare in noi il discernimento, cioè la capacità appunto di saper leggere dentro la storia, intus leggere, quindi intelligere, l'intelligenza della fede, quindi leggere dentro, che diventa inevitabilmente anche necessità del dialogo e quindi di dialogare, leggere insieme, ascoltarci e generare insieme delle scelte, delle prassi ecclesiali anche nuove rispetto a quello che stiamo vivendo. E che abbiamo vissuto in un periodo molto delicato. C'è una sfida post-Covid e ce ne parla proprio Padre Franco, intercettato durante l'assemblea. In questa, come credo in tutte le diocesi, in tutta la Chiesa, credo non sia solo quella di semplicemente ripartire come se ci fosse stato una parentesi,
quindi un tempo vuoto, un tempo perso, ma sia veramente un rinascere, perché questo tempo che abbiamo vissuto, che, di cui siamo ancora dentro, ci sta cambiando la percezione del mondo, sta cambiando la percezione stessa della società, sta modificando le relazioni e quindi abbiamo bisogno di non solo di ripartire, ma di rinascere nuovi a questa nuova situazione, a questo mondo cambiato, e speriamo di cogliere soprattutto gli aspetti positivi di cui la situazione in qualche modo ci dona e allo stesso tempo ci obbliga, e non guardare semplicemente a quelli negativi o a quanto abbiamo perso, ma a quanto di nuovo si può seminare e che incomincia a germogliare e quindi a diventare spiga e poi a portare frutti. E di sicuro ce n'è, ecco. Non perdiamo la speranza e non abituiamoci solo alle cose passate, c'è del nuovo che sta nascendo. Per la sua nuova lettera pastorale ha scelto la parola amore. Siamo ancora nella fase dell'innamoramento o già è amore di quello consapevole per il Gargano? Beh, credo che l'amore ha diversi tempi, però deve essere per sempre. Quindi diventa autentico quando riesce a dire un sì totale e definitivo. Ecco. Quindi ho scelto la parola amore, ovviamente stimolato anche dall'ultima esortazione apostolica di Papa Francesco, amata Amazzonia, trasformandolo in amato Gargano, quindi è il verbo amare nella sua forma di participio passato e quindi nella forma del sentire veramente l'amore ricevuto e dato. Ecco, ecco, nelle sue ultime linee pastorali anche tu lo riprende lo scorso tema, quello dell'educazione, quindi si continua ad educare generando nella misericordia. E padre Franco sta provando a conoscere il nostro territorio. Quanto è cambiato in 2 anni, anche pastoralmente parlando? Beh sì, intanto diciamo abbiamo l'esperienza di una persona che ha vissuto un percorso molto diverso dal nostro, dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico, anche dal punto di vista religioso, perché padre Franco viene da un'esperienza di vita consacrata diversa, che noi tra l'altro non conoscevamo, non avevamo mai avuto esperienza in diocesi dei padri somaschi. Quindi padre Franco ha girato il mondo, è stato in Polonia, è stato in America Latina, per ricordare alcuni dei luoghi dove ha passato un tempo importante, ha avuto degli incarichi anche importanti. Quindi lui porta a noi questa ventata di mondialità, noi gli portiamo questa esperienza molto localizzata, e quindi, come dire, grazie a padre Franco stiamo vivendo un'esperienza che, per rubare il termine a qualcuno che l'ha coniato in più in ambito economico finanziario, stiamo vivendo un'esperienza globale, per dire globale e locale, quindi abbiamo questo doppio respiro, si percepisce, quindi gli orizzonti si sono ancora di più allargati, per quanto come chiesa diocesana abbiamo sempre avuto un ampio respiro grazie ai pastori precedenti, grazie anche al tipo diciamo di terra che abbiamo, perché è molto frequentata anche da turisti e da pellegrini che vengono da tutto il mondo. Però certo l'esperienza di padre Franco ci arricchisce molto, così come vedo che lui sta apprendendo con gioia, tra virgolette, le caratteristiche di una chiesa locale, no? Che sono sempre caratteristiche tipiche, sono microcosmi rispetto magari agli orizzonti più ampi che aveva respirato prima. E ne esalta la bellezza anche nella sua relazione, che poi ascolteremo. E intanto ci sono stati diversi interventi durante l'assemblea, ovviamente noi stiamo parlando del nostro territorio, ma sono temi che vanno bene per qualsiasi altro posto, perché comunque questo che abbiamo vissuto, questa crisi, ha interessato tutti. E un settore molto impegnato è stato quello della solidarietà, o meglio della Caritas, in particolare della Caritas diocesana. Ascoltiamo Don Luciano, che è il responsabile di questa diocesi. Per tanti aspetti per noi è stata una parentesi felice più che infelice, perché ha visto movimentarsi tante persone desiderose di accompagnare il cammino delle fragilità che incontravamo sul nostro cammino, e nello stesso tempo si è rivisto come l'importanza dello stare da soli ha fatto vedere l'altro, dal più bisognoso alla persona invece più vicina, più prossima, come non soltanto qualcosa da cui allontanarsi perché magari ci dà fastidio, invece una risorsa, qualcosa che aiuta a tirare fuori le bellezze che la nostra vita ha dinanzi.
forse il tempo nel quale, costretti a vivere soli, abbiamo scoperto che l'individualismo al quale eravamo abituati, il desiderio spasmodico di cercare le bellezze per noi stessi, soltanto per i nostri progetti, per i nostri sogni, dovevano fare i conti invece con la ricchezza che l'altro può apportare anche alla felicità di ciascuno di noi. Quali sono le prospettive per il futuro? Le prospettive non sono delle migliori, perché io credo che, a parte la crisi sanitaria che non è finita, lo dicono i dati di questi giorni, ma non è finita nemmeno la crisi, dico, sia sulla povertà ma anche la crisi valoriale, nel senso che forse, per questo dico che è stata una parentesi felice quella nella quale ci siamo rimessi in moto verso questo desiderio di prossimità verso l'altro. Invece stiamo vivendo e siamo tornati a vivere un tempo nel quale forse a farla da padrone è ancora l'individualismo, e quindi vivremo ancora questa crisi. Anche i fatti di cronaca che stiamo vivendo ci mettono dinanzi delle esperienze di fronte alle quali forse è l'io che conta più dell'altro, e quindi anche la sopraffazione sull'altro. E nello stesso tempo penso che ci siano momenti di criticità sulla povertà che ci attendono anche nei prossimi mesi, che forse saranno ancora più difficili di quelli che abbiamo passato. Il mondo sta ripartendo, Don Salvatore. È vero che l'emergenza non è del tutto finita, terminata, e si sta riprendendo il mondo e si sta riprendendo anche la Chiesa, i suoi spazi, i suoi tempi, ha voglia di ricominciare. Padre Franco ha detto che non è tanto una rinascita, cioè una ripartenza, ma una rinascita, ecco, questo è... Sì, diciamo, la cosa più grande forse che bisogna sottolineare è che il tornare alla normalità deve essere veramente segnato da un bisogno invece di cambiare quella che ritenevamo la normalità. Infatti anche all'inizio dell'assemblea ci siamo consegnati qualche provocazione, no? Intanto io dicevo proprio questo: come ci percepiscono gli altri come Chiesa? No, ci percepiscono come un'agenzia che eroga servizi religiosi, penso ai sacramenti, penso alle celebrazioni, penso ai documenti, all'istruttoria matrimoniale, penso alla formazione, all'intrattenimento dei bambini col Grest, col catechismo, perché per molte famiglie siamo questo, un'agenzia che fa intrattenimento, un intrattenimento buono, positivo. E quindi mi chiedevo, la normalità di prima qual era? Era questa percezione che gli altri, quando dico gli altri dico quanti magari non frequentano abitualmente le nostre comunità, questa percezione. E poi l'altra percezione che ponevo sotto l'attenzione dei convenuti era qual è la percezione che noi invece abbiamo degli altri, no? Dividiamo facilmente il mondo in persone che praticano e persone che non praticano. Eppure, dicevo, durante il lockdown siamo tutti stati dei credenti non praticanti, perché non potevamo praticare se non l'arte sublime della carità, che magari riteniamo anche una forma secondaria di vita, di fede, quando invece l'arte celebrativa, che è la cosa molto bella, molto importante, però forse la riteniamo l'unico criterio per definire un uomo praticante o non praticante, per cui se partecipa alle celebrazioni, quando invece ci sono tanti modi per praticare, tra virgolette, la fede. Allora queste provocazioni ci devono far pensare a quale tipo di comunità siamo, tenendo conto sempre tre criteri fondamentali, che il primo è cosa ci chiede il Vangelo giorno per giorno, cosa sta succedendo nel mondo, e terzo, che tipo di comunità siamo. Ci dobbiamo sempre chiedere queste tre cose per ripartire rinnovandoci. Queste domande sono venute fuori anche dall'intervento di Don Luciano, in effetti stupito, esatto, dalla tanta solidarietà in quel periodo particolare, poi si ha paura che insomma un po' svanisca, si perda durante il periodo della normalità. Lo chiamava tempo felice per dire che insomma veramente è stato un momento nel quale siamo stati sorpresi tutti dalla grande solidarietà, dalla capacità anche di vivere in sinergia, no? Mm-hmm. Anche da parte delle istituzioni e da parte, diciamo, di soggetti che magari abitualmente fanno da soli. Vero. C'è poi il ruolo fondamentale dei laici all'interno della nostra Chiesa locale, ma sicuramente anche riguardo alla Chiesa universale. E ci si domanda, è una vocazione, una chiamata rinnovata questa, oppure riprende quello che aveva lasciato, comunque che aveva un attimo perduto? Allora, intanto, diciamo, la nostra Chiesa locale ha avuto sempre una grande attenzione nei confronti dei laici.
Quello che il padre Franco Moscone sta chiedendo oggi è che i laici portino sempre di più all'attenzione di tutti coloro che nella Chiesa sono degli operatori la prospettiva laicale, cioè una prospettiva nella quale non è tanto rivendicare spazi o tempi all'interno dell'organizzazione ecclesiale, ma quando riportare le attenzioni del mondo, della vita, della storia che i laici vivono giorno per giorno nei luoghi, nelle attività ordinarie. Quindi riportare più questo, perché nessuno degli uffici di curia immagini un progetto dove queste attenzioni in qualche maniera vengono eluse o dimenticate o troppo ridimensionate. Ascoltiamo un laico, Franco Cioffreda. Un'occasione, quella delle linee pastorali di padre Franco, per richiamarci alla nostra responsabilità di laici. I suoi sogni si possono realizzare solo se tutti noi, prima di tutto laici, ci mettiamo al lavoro negli ambienti in cui viviamo, ognuno nel proprio piccolo, ma comunque ognuno deve portare il proprio contributo, che è insostituibile. Nessuno potrà portare Cristo nel mio ambiente di lavoro sostituendosi a me, solo io lo posso fare. E i sogni si realizzano col contributo di tutti quanti, ognuno per la sua piccola parte. Quindi un contributo, ma per dare questo contributo concretamente bisogna essere chiamati o ci si può proporre? Ma guarda, la chiamata c'è già, siamo battezzati. Non dobbiamo aspettare la chiamata di nessuno. Poi ci sono le chiamate, io stesso sono stato chiamato a questa responsabilità, ma non c'è nessuna dignità in più nell'essere chiamati a qualche responsabilità da un parroco, da un vescovo, rispetto a testimoniare Cristo, ad essere Cristo nella propria famiglia, nel proprio mondo, sul proprio posto di lavoro, in politica. Un politico cristiano non deve aspettare la chiamata di un parroco o di un vescovo, gli basta fare il politico cristiano che testimonia Cristo in comune, in Parlamento, dovunque viene chiamato. Non c'è bisogno di una chiamata, già ce l'abbiamo, è quella di Cristo col battesimo. Ricordiamocelo, che questa chiamata ce l'abbiamo tutti. Don Salvatore, oltre alla bellezza della riscoperta della missione dei laici, c'è anche quella del ruolo che hanno avuto le famiglie in questo periodo un po' difficoltoso, no? Si sono riscoperte, come diceva padre Franco durante la relazione, cenacoli familiari o piccole chiese domestiche, l'hai detto anche tu, l'hai ripreso. Sì, sì, io credo che una delle cose belle, uno dei risvolti belli del periodo, soprattutto del lockdown, è stato quello di riscoprire il ruolo delle famiglie, le quali hanno dovuto riscoprire gli spazi che ordinariamente occupavano, i tempi che abitualmente vivevano in maniera diversa e soprattutto gli spazi, gli interspazi, quelli tra le persone. E quindi magari marito e moglie che hanno riscoperto una nuova complicità, hanno scoperto altre fragilità, genitori e figli che hanno scoperto la possibilità di gestire un tempo con un maggiore dialogo, perché costretti magari a organizzarsi su queste cose. Però al di là di questo, ho visto dei genitori che hanno riscoperto la loro capacità di aiutare i figli a rileggere le esperienze, perché le domande nascevano in qualche maniera, sì. Sono nate, sono state anche delle domande importanti. E anche dal punto di vista della fede ho visto dei genitori premurosi nei confronti dei cammini dei propri figli. Ho visto dei genitori assetati di piccole cose, di piccole sorgenti, no? Per cui piccoli strumenti sono diventati importantissimi, come quelli di far circolare un piccolo video, un piccolo commento. Veramente sono stati capaci anche di mediare con i propri figli tante cose, tante attenzioni. Quindi io credo che sia stata una grande occasione per riscoprire alcune dinamiche familiari che in qualche maniera avevamo dimenticato. E questa è una grande cosa, ha aiutato anche le comunità ecclesiali a scoprire quanto sia fondamentale il ruolo delle famiglie, perché è lì che si depositano giorno per giorno i ciottoli di quel fiume che è la vita e che lascia lì a volte dei passaggi importanti che nessuno può sostituire, anche la comunità migliore. Questo è un altro dono di Don Salvatore, poeta. E noi, grazie a questi momenti, ecco, per cogliere gli aspetti positivi, ci siamo anche ritrovati, come si usava in quel periodo, no?
soltanto attraverso gli schermi, si è mostrata tutta la creatività, ma non solo la tua, insomma, certo, di cui già siamo a conoscenza. In passato ne abbiamo avuto la prova, ma di tanti altri operatori, pastorali, sacerdoti, insomma, è venuto fuori il talento di tutti, quel talento che si aveva nascosto forse, e poi insomma è emerso. Questo è stato anche un periodo proficuo proprio per riscoprire o scoprire questi talenti nascosti. A questo proposito padre Franco dice qualcosa, ascoltiamo. Alcuni punti su cui riflettere e lavorare per sviluppare allora questi talenti scoperti durante il tempo duro e della pandemia. Primo, evitare il rischio di ridurre tutta la comunicazione mediale al solo ambito liturgico e celebrativo. Avviare percorsi di formazione di cammini di fede legati a tematiche attinenti al momento che si vive, allargandolo anche ad altri settori, dalla catechesi alla carità, alla pastorale giovanile, eccetera, aggiungendo altri strumenti, per esempio percorsi di arte sacra, devozione popolare che da noi è fortissima e che va catechizzata e rinnovata, figure di santi che da noi non mancano, eccetera. È stato stimolante vedere tanti animatori all'opera sui social, inventandosi le cose più impensabili pur di stare vicino ai loro ragazzi. Questo è educare. Sarebbe forse possibile istituzionalizzare queste iniziative, creare delle nuove figure pastorali ad hoc, evangelizzatori e comunicatori, laici, sacerdoti, religiosi, capaci di interagire secondo le procedure e i linguaggi del web? Lo spero. Permetterebbe di curare forse in modo più attuale il mondo dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, visto che loro sono nativi digitali. Le Caritas e le varie associazioni di impegno sociale hanno visto crescere il numero, e credo che Don Luciano me lo possa confermare, non solo dei richiedenti aiuto, di questi ce ne siamo accorti immediatamente, ma anche di persone collaboratrici, magari non direttamente praticanti, come sottolineava prima Don Salvatore. Ma si è trattato anche di professionisti, soprattutto del commercio, tanto al dettaglio che all'ingrosso. Si potrebbe verificare la formazione di nuove figure di volontariato, che dall'ambiente del loro lavoro e professione siano in grado di raggiungere i nuovi poveri, di coinvolgere gli operatori del settore e creare una rete di solidarietà e di inclusione capace di difendere chi si sta impoverendo e perdendo diritti oltre che lavoro. E allora avremo modo di ascoltare anche qualche altro stralcio durante le nostre prossime puntate. Ormai abbiamo ripreso, abbiamo ricominciato. Don Salvo, cosa ci auguri, non soltanto a noi, insomma, che siamo qui con te, ma anche a chi ci segue, soprattutto chi ci segue da casa, per questo prossimo futuro, comunque incerto, tra virgolette, perché la preoccupazione va avanti. Certo. Beh, io credo che l'incertezza deve diventare ormai la cifra della nostra percezione, della nostra consapevolezza, perché un uomo senza certezze, per parafrasare adesso il titolo di un bel libro, di un libro profondo che fa riflettere, l'uomo senza certezze è un uomo che ha meno pretese, è l'uomo che diventa meno abitudinario, ed è l'uomo che soprattutto che diventa meno feroce nelle sue convinzioni. Un uomo senza certezze è un uomo più capace di condividere, più capace di chiedere aiuto e più capace anche di accorgersi degli altri, perché presume, immagina, percepisce anche la fragilità degli altri. Per cui un uomo senza certezze, tra l'altro, e chiudo, vive meglio l'esperienza della fede,
perché l'esperienza della fede è fatta proprio di una certezza che è posizionata altrove e non dentro di sé. Quindi io mi auguro che questo tempo sia un tempo di ripartenza, ma soprattutto di ripartenza con l'atteggiamento giusto, che è quello di chi non presume molto, e con lo stile giusto, che è quello di Cristo, accogliente nei confronti dei tanti uomini e donne che come noi condividono questa volta l'incertezza. Che bello. Allora esercitiamoci con l'ascolto attento, il dialogo e il discernimento. Poi magari ci ritroviamo per raccogliere i frutti. Ok. Grazie a voi per averci seguito, grazie soprattutto a te, Don, per essere stato con noi. Grazie a voi.